concerto dedicato ai degenti e al personale della struttura sanitaria di San Salvatore, in segno di solidarietà verso chi soffre e ringraziamento verso coloro che quotidianamente si impegnano a favore della comunità. E quanto si è tenuto al Conservatorio Rossini di Pesaro in collaborazione con l'azienda sanitaria territoriale Pesaro Urbino. Il tutto in occasione della 21ª giornata del malato. Protagonista del concerto, il duo composto da Aloisia De Nardis, soprano, e Davide Massacci al pianoforte. Entrambi studenti del conservatorio hanno proposto un programma dedicato alla liederistica, un viaggio interiore di esplorazione dell'anima umana. Intanto è molti anni che il Conservatorio Rossini, in accordo con il San Fattore in particolare, che è il nostro ospedale cittadino, organizza la giornata dell'ammalato. È una giornata molto importante perché significa prendersi cura di chi è sofferente e significa anche esprimere gratitudine a tutti coloro i quali sono impegnati in prima persona a fianco della sofferenza per alleviarla. Quindi noi vogliamo dare un contributo con la musica che unisce, che è universale e che solleva l'anima e quindi a mio avviso cura anche il corpo. Quest'anno finalmente riusciamo a fare questa nostra iniziativa non in streaming come abbiamo fatto negli anni scorsi a causa della pandemia, ma lo facciamo in presenza e questo è un modo anche per poter tra virgolette vederci e poter personalmente ringraziare tutti gli operatori che si impegnano quotidianamente.